Lei è la terza sorellina di Dante, Giotto e lei che si chiama Olga. Olga, ed è bellissima ed è dolcissima come sono dolcissimi Giotto e Dante, che sono stati felicissimamente adottati e ci arrivano spesso le immagini di loro felici in casa e in famiglia. Olga invece è ancora qui al rifugio. Diciamo che sta un po' maluccio perché non ha i suoi fratellini più, quindi è costretta a stare nel box non da sola, che ha altri amichetti, però la mancanza dei suoi fratellini si sente perché sono nati insieme, mi sembra. Sì, no? Li abbiamo recuperati piccolissimi. Sono veramente cresciuti insieme. Erano sette i fratelli, ma noi abbiamo recuperati soltanto tre perché gli altri erano tutti già morti. Sono i figli di Sveva, la mamma con i tremori, ti ricordi? Sì, quando stava male l'abbiamo presa urgentemente, pensavamo il peggio, poi invece loro si sono salvati. Quindi è andato tutto bene, la mamma sta bene pure, e ora poi faremo la mamma, però ora cerchiamo di mandare a casina, taglia 20 kg in su, 25 kg ci arriva, 25 kg di dolcezza. E quindi come siete stati bravi a condividere e a far adottare Giotto, che poi insomma apri insomma guardala, non si vede la coda. Sì, perché Giotto, Dante, vi ricordate tutte le sue vicissitudini, la rinuncia di proprietà subito, la rinuncia all'adozione subito, e quindi insomma è stato tenuto in stallo dalla nostra amica Mara e poi riadottato felicemente ed è stato moltissimo per merito di tutte le condivisioni. Quindi dobbiamo fare lo stesso lavoro per la terza. Dobbiamo dirlo, noi mettiamo il filmato, è vero che è molto difficile farli i filmati, è molto difficile parlare di loro, non è una cosa semplice, perché noi conosciamo i caratteri di tutti più o meno, ed è stato grazie a tutte le condivisioni che avete fatto, come hanno tutte trovato le fai vedere la coda, perché lei no, adesso è smesso, si vede, non so se si vede lei, eccola. Dei tre è come tutte le femminucce la più sveglia, la più sveglia e la più dolce, la più bella pure, perché ha uno sguardo e un nasino meraviglioso. Mi sono appoggiata con la testa, no? Quindi come dicevamo, siete voi che li avete fatti partire, perché vi siete messi in testa che Dante e Giotto dovevano andare a casino e ci sono andati. Ora facciamo uno sforzo anche per lei. Sì, Olga è bellissima, è dolcissima ed è una taglia medio grande. Sì. È vaccinata, sterilizzata, che ha un anno e mezzo circa. Sì, circa un anno e mezzo. E quindi giovane e con tanta vita davanti. Sì. I suoi occhi sono, non se ne è che sono tristi, la mancanza dei fratellini si sente, è normale. Sì, poi sono partiti insieme, si è trovata improvvisamente senza di loro e si è dovuta riadattare in un'altra situazione, però insomma non è stato bello. Anche perché loro erano piccolissimi quando ricordi? Proprio microbi erano. Con la mamma, poi abbiamo dovuto ricoverare la mamma perché la mamma aveva questo problema di ipocalcemia e stava molto male. E poi la mamma però è tornata e ha continuato ad allattarli e a crescerli. Sono stati tanto tempo con la mamma. Quindi condividete e telefonate per lei, dai, che è molto importante. Facciamo tutto il possibile, siamo un pochino stanchi, è normale, dormiamo poco la notte, perché abbiamo deciso e abbiamo detto che vogliamo aiutarli, perché è giusto così. Sì, utilizzando tutte le forze che sono in nostro possesso, e lo stiamo facendo senza risparmiarci minimamente. Anche perché sono degli amori, lei è più dolce di Giotto e più dolce di Dante, e poi è una femminuccia molto garbata, non è un attaccabrile. È un amore, lei è un amore, e penso che si adatterebbe molto facilmente alle nuove situazioni. È una coccolona, vuole le carezze, vuole le coccole, vuole fare tante cose. Poi, come avete visto, quando vengono adottati cambiano, quando capiscono che anche le famiglie che li adottano gli vogliono tanto bene, loro si innamorano delle sue nuove mamme, e a noi non ci cercano più e non ci pensano si dimenticano. Però è meglio che si dimenticano di noi e che stiano, stiano in un
in una bella casina, in un bel divano dove c'è la televisione, perché abbiamo anche noi qualche cane adottato, che ora non mi ricordo qual è, che vede la televisione. Vede la televisione, cioè si mette là, si vede i cartoni animati, il telegiornale. Sì, e abbaia quando c'è solo, c'è Balto e i cani, quando vede i cani, dei cartoni dei cani, lei abbaia. Tea, la mamma ci manda spessissimo delle immagini, certo, sul divano. Quindi loro, noi cerchiamo di abituarli a tutto, anche a vedere la televisione. Che dire, che siamo innamorati di tutti i nostri cani, li vogliamo bene a tutti, ci dispiace per quelli che hanno meno possibilità di essere adottati, magari quei cani grandi, quei cani neri, quei cani un po' particolari, però faremo dei video anche a loro. Per certo. Ora godiamoci Sotto la coda. A Olga, eccola, si vede. Sì, godiamoci, io mi godo mamma e papà, godiamoci a Olga. Sola con mamma e papà. Che sono 20-25 kg di dolcezza, di amore. Somiglia tantissimo a Dante. Giotto è al pelo più lungo. Lei è uguale a Dante. No. Dai, non è che li baciamo perché ci dovete vedere voi nei video. Noi li baciamo perché li baciamo sempre. Perché non basta, come diciamo sempre, dare da mangiare, curarli. Serve anche abbracciarli. Gli abbracci per loro sono le cose più belle che possono... Loro sono come bambini, gli abbracci da non si... Io vorrei andare a vedere là che no, c'è. No, vuole prendere il cavalletto. Sicurezza, il cavo del mio telefono, il filo che è stata... piace a tutti i cani. Alza, eccolo qua, così la facciamo vedere più. Guarda là, ma lei pensa che siamo matti, perché non sa, stanno parlando da soli, ma che vogliono, mamma e papà. Ok, telefonate per lei e condividete. Dai, andiamo, dai. Ciao a tutti. Ciao. Vi siete ricordati di riempire le ciotole stamattina? Per ricevere, grazie all'iniziativa di My Pet Story, tanta pappa buona dallo sponsor Farmina. Sì, più ciotole si riempiono e più croccantini arrivano ai cuoricini che camminano. Contiamo su di voi!